Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video shopping. Ho comprato un pochino di cose online su diversi siti, tra cui Notino, Cosmetic for Less, poi un altro sito che si chiama Alea Cosmetics perché volevo un prodotto particolare e alla fine del video vi farò anche vedere un piccolo regalo che ho ricevuto, che non è di make-up, non è di beauty. Ma è una cosa che è stata graditissima, soprattutto perché è inaspettata e non legata ad una ricorrenza particolare, ma quella ce la teniamo alla fine. Partirei con gli acquisti che ho fatto su Notino. Ho preso un po' di cose per il corpo particolari, diciamo che volevo qualcosa di diverso. Ho preso questa crema corpo della linea Body Dessert alla fragola e cioccolato. Questo è un barattolone gigante di crema corpo profumata alla fragola e cioccolato. Io devo ammettere che ho già aperto e provato queste cose perché mi sono arrivate un po' di giorni fa e il video sapevo che non sarei riuscita a farlo subito, però la mia curiosità è stata più forte, quindi ho già provato alcune cose. Infatti lo vedete un po' così perché l'ho già provata. Questa è una crema molto densa, è quasi un burro corpo, anche se qui viene definita in realtà una mousse per il corpo, però non ha la formula comunque mousse, ha la formula di una crema, di un burro. È comunque molto spessa, non so se riuscite a vederla qua sulla mano, ma una profumazione di fragole e cioccolato che è qualcosa di incredibile, veramente si sente proprio. Io adesso ho posato il barattolo qui sul divano, quindi sono diciamo più in alto e sento la profumazione. È una cosa buonissima, non è una profumazione forte, quindi non vi dà fastidio, è proprio una di quelle cose super piacevoli e c'è tantissimo prodotto. Adesso se trovo, diciamo, la quantità di prodotto, 450 ml di prodotto. È veramente profumatissima, lascia la pelle vellutata perché, come vi ho detto, ho già provato queste cose. Lascia la pelle veramente vellutata e mi piace tantissimo. Quindi, questa è una di quelle cose che sono contentissima di aver comprato. Poi, della marca Farmona che trovate su Notino e vi consiglio di andare ad esplorare un po' perché ci sono un sacco di cose di diverse profumazioni. Ho preso questo burro corpo della linea Tutti Frutti alla profumazione di Pompelmo. Questo è un burro corpo, quindi è molto più denso. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete, è molto molto più denso. Questo non l'ho ancora provato, l'ho soltanto aperto, l'ho un po' annusato, ho guardato un po' la consistenza, ma ancora non l'ho messo sul corpo. Però ha una buonissima profumazione di pompelmo. Tra l'altro, il pompelmo è un frutto che a me non piace da mangiare o comunque da bere sotto forma di spremuta, non mi piace, però mi piace molto la profumazione. E questo è il motivo per cui ho scelto appunto di prendere questo burro corpo al pompelmo, perché mi piace il profumo. Poi della linea Dermacol ho preso due creme mani e un bagno doccia, bagno schiuma, insomma, quello che è. Perché so che ci sono persone che ci tengono particolarmente alla precisione in questi casi, quindi non è successo a me, però è successo ad un'altra persona di ritrovarsi dei commenti con scritto no, non era un bagno doccia, era un bagno schiuma o viceversa. Io non lo so, è qualcosa di liquido che si usa quando ci si deve lavare e a me piaceva tantissimo la profumazione, quindi ho preso questo. E in particolare si tratta di mela e cannella ad effetto riscaldante. Io non so se l'effetto sarà davvero riscaldante, però devo dire che della stessa marca quest'estate ho preso quello l'anguria che aveva un effetto rinfrescante e mi è piaciuto perché effettivamente l'effetto rinfrescante mi sembrava che ci fosse davvero. Voglio vedere se questo qui alla mela e cannella con effetto riscaldante mi farà comunque la stessa impressione che mi ha fatto quello rinfrescante. Comunque a me la mela e cannella piace tantissimo, sia come profumazione sia come sapore. Devo dire la verità, ora in questo caso è ovvio che non andrò a mangiarlo, però mela e cannella sono comunque due cose che mi piacciono moltissimo. Mi incuriosiva molto provare questo. Poi, sempre della stessa marca, ho preso due creme mani. Questa è alla mela e cannella, quindi esattamente come il bagno schiuma, ho preso la stessa profumazione e devo dire che l'ho già provata e mi è piaciuta perché il profumo di mela e cannella lo sento. Poi ho preso questa un po' particolare perché ha la profumazione di caffè.
Voi sapete che a me non servono le creme mani perché ne ho un'infinità, però mi piacciono, quindi diciamo che in un certo senso le colleziono e ho voluto prendere questa al caffè perché è l'unica profumazione che non avevo mai neanche sentito, non avevo mai provato, quindi proprio mi mancava nel mio repertorio. Devo dire che l'ho già aperta, l'ho già provata e la profumazione di caffè effettivamente si sente. Però una volta che è messa sulla pelle poi svanisce quasi subito, quindi diciamo che lo devo provare ancora un pochino. Però come prima impressione non è stata proprio così soddisfacente perché speravo che durasse un po' di più. In ogni caso mi fa piacere avere nella mia collezione di creme mani questa qui aromatizzata al caffè. Passiamo adesso agli acquisti che ho fatto su Cosmetic for Less. Ho preso alcune cose di Essence e poi ho preso la palette di Make Up Revolution, quella che sta spopolando adesso su YouTube, che è questa qui, zebrata. Partiamo proprio da questa. Allora, questa fa parte di una linea, tutta dedicata appunto agli animali, perché questa è zebrata, poi c'è quella tigrata e c'è quella leopardata. Il nome di questa linea, che io pronuncerò nel modo sbagliato, quindi ve lo dico già subito prima che nei commenti mi diciate che io l'ho pronunciato male. Io lo pronuncio malissimo l'inglese, non lo so, è una lingua che non sono mai riuscita ad imparare, quindi lo pronuncerò sbagliato. Però credo che indicativamente si pronunci Integrity Wild Animal, non lo so se è giusto, comunque è dedicata agli animali. Mi piaceva tantissimo questa qui, zebrata, sicuramente per il packaging, perché a me il bianco e nero piace molto, quindi il bianco e nero della zebra sicuramente mi piace. Poi c'è questa scritta che è un po' in rilievo, che è molto molto bella, spero che vediate qualcosa perché so di non avere delle luci eccezionali. E questa è la palette, eccola qua. E questi qua sono i colori, cerco di avvicinarla in modo che la possiate vedere il meglio possibile. A me piaceva questa rispetto alle altre due proprio perché questa ha dei colori che sono molto molto più accesi, molto più intensi e io avevo proprio voglia di una palette con i colori così, perché diciamo che ne ho tante con colori più tenui, diciamo, ho i toni del nude, ho qualche palette sul verde, qualcuna sull'azzurro. Però devo dire che palette che hanno una colorazione così intensa io ancora non l'avevo. Mi piace in particolare che ci siano queste tonalità di verde così, così accese. So che adesso nello specchio vedete tutta la casa, ma non importa. Comunque, questa ancora non l'ho provata, quindi non ho ancora provato a realizzare dei make-up con questa palette. Non posso farvi il video in cui la provo in tempo reale perché uno non ho le luci adatte, due non sono assolutamente capace a truccarmi davanti alla telecamera perché io devo avere lo specchio completamente davanti, se no faccio solo casino. Quindi i video in cui realizzo del make-up per me non sono fattibili perché sono proprio impedita, non sono proprio capace. Al limite posso farvi la recensione della palette a trucco già realizzato, questo magari lo posso fare. Fatemi sapere se per caso vi interessa, così comincio a provarla, comincio a sperimentarla, poi magari vi dico cosa ne penso. Comunque, in ogni caso, il packaging mi piace tantissimo. Poi invece ho pensato di prendere dei prodotti Essence. Devo dire che non ho preso nulla di particolare della nuova collezione autunno-inverno. C'è il video sul mio canale se volete vedere la collezione completa. Ve lo lascio nelle schede per quello. Ho fatto così con il dito perché io ormai faccio tutto in automatico, come se chi mi guarda sapesse anche cosa sto pensando, anche quando non lo dico. Quindi dicevo, ho fatto il video, ho fatto così perché ve lo lascio nelle schede, quindi cliccate qua sulla i che trovate e troverete il video. Però non ho preso nulla, dicevo, un po' perché alcune cose erano sold out, quindi non le ho trovate, e un po' perché sinceramente, anche se mi è piaciuta la collezione, mi sono piaciute le cose, però non c'è stato qualcosa che davvero mi ha colpita all'inverosimile, quindi ho pensato di spendere i soldi per la palette, quella lì zebrata che invece mi ha colpito, e risparmiarli poi magari per qualcos'altro e non andare a prendere per forza dei prodotti nuovi. Però al di là di queste mie lunghissime premesse,
Ho preso questo smalto che in realtà è una base che ha effetto sbiancante sulle unghie. Non l'ho ancora provata, quindi non so se funzioni o meno, però dovrebbe andare a schiarire un pochino l'unghia. Volevo provarla perché comunque io utilizzando spesso degli smalti colorati e non utilizzando sempre la base, tendo ad avere la parte finale dell'unghia che non è più bianco naturale, ma è un pochino inscurita e quindi ho pensato di provare appunto con questo prodotto, vediamo se funzionerà. Poi ho preso questo top coat di cui ho sentito parlare benissimo, che ha questo effetto eye gloss, quindi dovrebbe essere un top coat che va a creare quell'effetto gel, come se voi aveste un gel. Si chiama Better Gel, sempre che sia pronunciato nel modo giusto. Comunque questo sono molto curiosa di provarlo. Poi ho preso due matite, una è una matita per unghie, quindi una matita bianca per unghie che serve per andare appunto a sbiancare la riga, quindi la mettete sotto l'unghia. Io questa la utilizzavo tantissimo quando ero adolescente, poi ho smesso di utilizzarla praticamente per 20 anni e adesso mi è venuta la voglia di provare ad utilizzarla di nuovo e quindi ho preso anche questa. Poi questa matita che è la numero 04 ed è a lunga durata, quindi fino a 6 ore di durata, waterproof. E questa mi piaceva anche come colorazione perché è questo rosso mattone che non so se riuscite a vedere, comunque vi faccio uno swatch e ve lo faccio vedere meglio. Ecco, è un rosso mattone, così. E devo dire che questo colore mi piaceva molto. Ho un rossetto rosso mattone e ho pensato che magari si può abbinare bene per fare il contorno labbra. Poi ho preso una cosa che in realtà non mi serviva proprio tantissimo, però mi piaceva il packaging, che è questo pennellino che va a correggere l'applicazione del rossetto, quindi magari togliete delle sbavature, insomma un pennellino di correzione. E mi piaceva molto la forma perché ha questa forma della donnina, quindi è fatto in questo modo. L'ho preso più che altro per il packaging perché mi sembrava veramente molto molto carino. E questi sono gli acquisti che ho fatto sul sito Cosmetic for Less. Poi invece sul sito Alea Cosmetics ho preso uno smalto della marca La Femme che è molto molto famoso perché è una base e un top coat insieme, quindi due prodotti in uno, che ha una formula peel off. Quindi praticamente voi andate ad applicare lo smalto semi-permanente utilizzando questo come base e come top coat e poi anziché andare a rimuoverlo con solventi o cose particolari, potete semplicemente toglierlo come se fosse una pellicola. Credo che tutti conosciate la formula peel off, però nel caso degli smalti semi-permanenti io ancora non l'avevo provata, avevo molta voglia di provare questo smalto. In teoria avrei dovuto prendere anche lo smalto colorato sempre della Femme. Però, siccome costano parecchio, ho pensato prima di provare questo con uno dei miei smalti semipermanenti e vedere se funziona. Alla peggio non dovesse funzionare, faccio sempre in tempo a prendere lo smalto colorato. Però, prima di spendere così tanto, ho pensato di provarla un attimo con altre tipologie di smalto semipermanente e magari sono fortunata che sulla mia unghia regge, funziona, non lo so, proviamo. Comunque poi una volta che avrò fatto un po' di esperimenti vi farò sapere, vi farò comunque la recensione di questa base e top coat. Adesso che vi ho fatto vedere i miei acquisti, voglio farvi vedere anche questo piccolo pacchettino che ho ricevuto in regalo. Questo è stato un regalo che mi ha fatto il mio compagno. Non è stata assolutamente una cosa legata ad una ricorrenza, quindi non era il mio compleanno, non era il nostro anniversario, non c'era nulla e nessun motivo per cui lui mi dovesse fare un regalo. Però mi ha fatto questo regalo semplicemente perché gli faceva piacere farmelo e perché sapeva che questa cosa qui mi piaceva molto. È stato acquistato nella gioielleria Trova, di cui ci sono diversi punti vendita nella mia città, ma non vi so dire se sia presente anche in altre città. Magari fatemelo sapere nei commenti, così per curiosità. E si tratta comunque di questa collana con il fiore.
Eccola qua. Questo è un fiore, diciamo, color salmone come colorazione. L'avevo visto in vetrina, mi era piaciuto molto, ho detto che mi aveva colpito. Poi però lì per lì siamo andati via, non l'abbiamo comprato, poi siamo ripassati un altro giorno, era ancora lì in vetrina, io ho di nuovo ribadito che mi piaceva molto, ma in realtà non lo stavo dicendo perché volevo che lui me lo regalasse, l'ho detto semplicemente perché stavo esprimendo il mio gusto personale, gli ho detto che mi piaceva, ma senza secondi fini. Poi la terza volta, quando siamo passati, ci siamo fermati dalla vetrina, ve lo faccio vedere così perché forse lo vedete meglio. Sicuramente lo avete già visto se mi seguite anche su Instagram, perché è già passato qualche giorno da quando me l'ha regalato e l'avevo pubblicato lì. Comunque, dicevo, il terzo giorno siamo passati, l'ho visto di nuovo e lui mi ha detto: "Guarda, se ti piace, io te lo regalo volentieri". E allora sono uscita dal negozio con il mio pacchettino. Lo trovo veramente elegante, veramente fine, una cosa che, insomma, mi è molto piaciuta e quindi mi fa molto molto piacere che me lo abbia regalato, anche perché secondo me i regali che nascono così un po' all'improvviso, senza una motivazione specifica, senza una ricorrenza, sono secondo me più belli, sono sicuramente più apprezzati perché in qualche modo si sente che partono dal cuore, almeno questo è quello che penso io, che come sapete sono un'inguaribile romantica e quindi non ci si può fare niente, è così e sarà sempre così. Comunque mi fermo qui perché per essere un video haul direi che è durato tantissimo. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi prodotti che vi ho fatto vedere. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.